Amiche ed amici telespettatori, buonasera. È venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Ci siamo di nuovo, come sempre ci saremo. Amici telespettatori, buonasera. Beh, vale il solito adagio, non è venerdì se non c'è Polifemo e noi ci siamo. Una puntata di quelle che a me piacciono molto, un Polifemo old style, il Polifemo bello casereccio, sanguigno, in cui è protagonista il confronto democratico. Poi quando si parla delle vicende del comune di Taranto, beh, vi lascio immaginare. Ma parleremo dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione Stefano, parleremo degli schiaffi che, ai noi, il governo Renzi riserva a Taranto. Ma ne parleremo. Andiamo subito a salutare gli ospiti, a cominciare dal presidente del Consiglio Comunale, Piero Bitetti. Buonasera. PB, pardon, PD, è del PD? PB. No, perché Piero Bitetti è PB, PD. Democratici e progressisti, un baluardo della sinistra che ruggisce, Mimmo Cotugno, consigliere comunale. Buonasera. Mi è piaciuta la presentazione? Bellissima. Poi mi dà un gettone, certo. Visto che dicono che io faccio le interviste marchette a pagamento a 100 euro. Voi avete pagato? Qualcuno di voi ha pagato? Meglio così. Un caffè. Vabbè, ancora non l'ho preso, Capriulo. Dante Capriulo, consigliere comunale e provinciale di Taranto. Democratici? Noi democratici per le città che vogliamo. Anche Movimento, partecipazione e cambiamento. Caspita. Piero Bitetti è anche consigliere provinciale. Quindi. Dulcis in fundo, last but not least, un graditissimo ospite, l'avvocato Aldo Condemi, Movimento Condemi, che è una realtà politica apparentata con Forza Italia. Beh, ci fa piacere Condemi, lei è stato un personaggio storico di Polifemo e grazie. Io ho avuto, consentitemi la presunzione, di aver riesumato Polifemo. Più di qualcuno lo voleva far morire, l'abbiamo riesumato. E vi avverto, torna anche fra un po' il grillo parlante. Si ritorna al passato. E allora, incominciamo subito. Piero Bitetti, un'amministrazione comunale che, almeno questa è la mia impressione, sembra un po' oramai tirare, sembra un po' che tiri a campare, manca un anno alla scadenza. Ecco, ci si aspetterebbe una maggiore dinamicità, no? Un affrontare in maniera, da parte del sindaco, in maniera più aggressiva, tra virgolette, i problemi che dilaniano il territorio. C'è una conflittualità, lei stesso in alcune occasioni ha sottolineato la necessità di come dire, rilanciare certi impulsi, almeno nell'ottica di fine legislatura, di fine consigliatura. Beh, sì, sicuramente io sono abbastanza obiettivo, forse anche troppo, nel senso che anche con me stesso, nel momento in cui sbaglio lo riconosco, quindi lo ammetto, e più volte ho provato a, diciamo, a esercitare, per quello che il ruolo mi consente di fare, diciamo, un'azione di proposizione, quindi io non sono, anche quando ero all'opposizione non ho mai fatto un'opposizione sterile, un'opposizione che diceva no a prescindere. Ho sempre valutato i casi e, ripeto, la proposta è alla base del mio ragionamento politico, anche perché se non c'è quella perdiamo tempo, significa non avere cultura di governo e a me piace fare le proposte, altrimenti non avrei stimoli a fare politica. Siccome la politica mi piace, la faccio per passione, provo anche a capire quelle che sono le esigenze di un territorio, dei cittadini, del mio elettorato e soprattutto della mia coscienza. Si è perso un po', dicevo Bitetti, la prima stagione di Stefano, quando è arrivato Stefano dopo il famoso dissesto, è stato visto, no? È stato salutato con sollievo, tra virgolette, però poi pian pianino, già nella prima legislatura, l'azione amministrativa si è sbiadita. E ora sembra proprio invisibile. Ora, l'amministrazione Stefano, ripeto, non devo fare l'avvocato di nessuno, e io inizialmente ero all'opposizione, quindi
io riconosco le cose così per come sono andate, ha trovato dei grossi problemi in fase proprio di avvio, diciamo, di start-up, perché c'era una classe politica che era stata, diciamo, travolta da alcune vicende, quindi bisognava ricostituire una classe politica. Quando parlo di classe politica e parlo di classe dirigente, io parlo di maggioranza e opposizione. La politica è fatta di ruoli, a volte quando non c'è l'opposizione è un grave danno, perché manca il dibattito, manca il confronto. Io credo che quando c'è confronto c'è crescita. E quindi partiamo da questo per dire che anche la macchina amministrativa era un po' intoppata per vicende giudiziarie che si erano venute a creare, che avevano visto, diciamo, alcuni dirigenti del Comune di Taranto perdere il proprio ruolo, e non solo, perché poi man mano che è trascorso il tempo il numero proprio di personale addetto alle varie funzioni si è ridotto, tant'è che la pianta organica prevede 1.509 unità e al momento, proprio ad oggi, siamo poco più, sono i dipendenti comunali, poco più di 900, ovviamente. Okay. Questo fa comprendere che 600 unità in meno, okay, fanno la differenza. Ora, poi parleremo del PD, perché io la vedo Bitetti come una mente illuminata del PD. Nel PD di Taranto... In che senso illuminata? Illuminata nel senso che rispetto ad altri, mi riferisco a Pelillo e all'area Pelillo, con lei e con altri, anche con Vico, si può dialogare. Io posso esprimere idee diametralmente opposte rispetto alle sue, però il bello della democrazia è quello di confrontarsi. Beh, nel rispetto, no? Nel PD c'è varie persone, perché voglio dire, un partito grande, quindi come in tutti i grandi partiti ci sono più persone, ci sono, le definisce correnti, ora io... Non mi sento una corrente. Ecco, no, io penso una cosa, che la figura, politicamente parlando, di padre padrone di Pelillo all'interno del PD, poi alla fine schiacci tante sensibilità davvero apprezzabili nel PD, come la sua, come quella di tanti, tanti giovani. Io non mi sento schiacciato, onestamente. No. Io faccio il mio, onestamente non, invece mi è mai, il segretario, non mi è mai stato imposto. Invece il segretario cittadino lo vedo politicamente molto schiacciato, Tommy Lucarella. Bitetti, io l'apprezzo, perché lei è del PD, io la sto invitando e viene qui. Invece da parte di altri c'è una sorta di embargo a partecipare alle mie trasmissioni. Io questo non lo ripeto, rispondere. Io forse ipse dixit. Non credo che nel Pelillo PD volle così. Non credo che nel PD ci sia un padrone. No, politicamente una figura autorevole che ha un peso determinante. Quello sicuramente sì, parliamo di un onorevole che ha il suo peso politico. Certo. Ora, se c'è qualche esponente del PD che non partecipa su invito alle trasmissioni, io onestamente... Vabbè, ma io non lo so, non mi risulta, Bitetti, sono sincero. Bitetti, io dico una cosa, ci sono persone del PD, le quali mi hanno detto: noi non partecipiamo alle tue trasmissioni perché c'è stato posto un veto. Se io fossi una carogna, ma grazie a Dio non lo sono, avrei registrato la telefonata e avrei sbugiardato queste persone, ma io ho una correttezza. Ok, Bitetti, e andiamo per saltus e andiamo a un'opposizione di sinistra, Dante Capriulo. Minoranza. Di minoranza. Dante Capriulo, un concetto uomo, un po', ecco, vabbè, troppo duro. Uomo di sinistra, però con questo PD e con questo centro-sinistra, lei, come si suol dire a Taranto, non riesce ad arrazzare, passatemi questo inglese latinismo. ma a questo punto come si colloca? Perché poi alla fine ci sono tre blocchi: centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Questo è il... Senti, è una domanda che mi sto facendo spesso, ecco, no, in questo periodo. Che fa come Marzullo, che si dà la domanda. Sì, mi faccio un po', purtroppo, sai, facciamo i soliloqui. Cioè, personalmente, ma tra l'altro è un sentimento diffuso di molta parte di gente che deriva dalla sinistra riformista, cioè in questo momento ci sentiamo proprio dei senza terra, no? Cioè di quelli che non riescono a riconoscersi più nella terra, nei valori che avevano, solco di sinistra. In quelli che sono stati i valori, e quindi cercano proprio di da un lato non si riconoscono, dall'altro cercano di riconquistare. Renzi sembra essere diventato berlusconiano.
elogia Marchionne e critica i sindacati. Sono più gli atteggiamenti di Renzi che sembrano Berlusconi, sono questi atteggiamenti autoritari soprattutto di questi giorni. Allora, il problema è che noi obiettivamente ci sentiamo un po' spaesati. Io personalmente, una scelta forse dettata anche dal fatto che l'età purtroppo avanza. Quanti anni ha lei, Caprino? Io sono 51. È giovane, Caprino. Una decisione oramai l'ho assunta, cioè nel senso che non sarò più tifoso, anche perché diciamo, se quella giriamo dal punto di vista calcistico non va benissimo per la mia squadra. Però, l'Inter? Sì, bravo. Però, ma quella è quella dei prescritti? A parte gli scherzi, dal punto di vista politico, io credo che diciamo, dobbiamo, fermo restando quelli che sono i valori che ci hanno trasmesso diciamo, i nostri genitori, quello che è stata la formazione culturale, io vedo in alcuni partiti politici, e tra cui anche diciamo, attualmente il PD, una sorta di tifoseria, no? Allora tu sei tifoso di quello, devi per forza dire che sta facendo bene. Noi dobbiamo invece smetterla di essere tifosi e cercare di ragionare in maniera un po' più pragmatica, ripeto, fermo restando quelli che sono i valori di fondo, perché i valori di solidarietà, di giustizia, di legalità, di dignità del lavoro sono valori che rimangono a prescindere. E questo ovviamente è un problema nazionale, ma è un problema anche locale, no? Perché prima diciamo, tu hai subito girato il coltello nella piaga, no? Cioè noi lo vediamo anche a livello locale. Ma cioè, secondo me fatto... non è che io giro il coltello nella piaga, il PD a Taranto si sta autoflagellando. Il PD a Taranto, ripeto, poi sarà l'elettorato, sarà l'elettorato che deciderà. Io quello che noto, e lo dico oramai da 5-6 anni, che noi siamo in una fase storica della città e invece di saper cogliere questa fase storica stiamo cincischiando o stiamo in molti casi facendo melina e non stiamo cogliendo questo momento storico. Questo è il dramma, cioè poi di esempi ne potremmo fare a migliaia, ripeto, in questo momento sparare contro Stefano diventa pure semplice, no? Tanto quello non si candiderà più, spariamo contro Stefano e quello non reagisce nemmeno. Tanto... Contro cosa spariamo? Allora, quindi, politicamente parlando. Non è un problema di sparare contro questo. Perché se uno pensa diversamente dice vogliono sparare un poliziotto, per l'amor del cielo, politicamente. Piero, al mio amico Mimmo Cotogno, che comunque rappresentano la maggioranza. Siete amici ora? Siamo sicuramente amici, poi siamo stati anche compagni. Sì, mi c'è una matrice comune. Tutti purtroppo dal PD, problema, perché questo vorrei che ce lo ricordassimo tutti. E poi per concludere questo concetto, perché penso che sarà un argomento. Cioè noi non stiamo cogliendo un'occasione storica per la città di Taranto e questo rischiamo di farcelo rimproverare all'infinito dai nostri figli. Perché noi, ci piaccia o non ci piaccia, stiamo vivendo un momento storico. Purtroppo ci ritroviamo con un'amministrazione, secondo me, inadeguata ad accogliere questo momento storico. Allora, vogliamo utilizzare questo ulteriore anno oppure già siamo tutti quanti in campagna elettorale? Io spero, ripeto, proprio perché siccome poi tutti quanti tifiamo per questa città, no? Io credo che noi dobbiamo cercare di cogliere, perché non possiamo assistere che ci tolgono la soprintendenza, perdiamo la corte d'appello, perdiamo l'aeroporto è chiuso. Ah, il problema è che facciamo? Facciamo soltanto le proteste con le letterine? Io credo che questo momento storico vada colto. Da questo punto di vista, okay. Ripeto, e devo dire, c'è devo un'assoluta dire, insufficienza di chi governa. E devo dire, perché io sono molto critico, però devo dire, ho apprezzato in alcune circostanze gli attributi, politicamente parlando, del PD, di alcune persone che parliamo a livello regionale, che però dicono la loro nel PD. Penso a Michele Emiliano. Sicuramente, allora, Michele Emiliano è un personaggio politico, io ripeto. Anche se devo tirare le orecchie all'amico Michele, perché stiamo cercando invano di intervistarlo, è impegnatissimo. Allora, è difficilissimo. Vabbè, però faremo un occhio a quei due a casa di Emiliano. Io ripeto, vero io Francesco? Da quando ho conosciuto Emiliano... nonostante lui sapesse che non stavo più nel PD, si è creato un buon rapporto perché ha un'intuizione politica straordinaria, cioè riesce ad unire la capacità politica. È un furbacchione. Ha la capacità politica di vedere alcune cose unita anche alla praticità, che non è facile in un politico, perché poi ci sono i grandi filosofi alla vendola, no? In cui parlavano mezz'ora alla fine, ma che considerando che Emiliano non è politico, viene da tutt'altra storia, però forse la vita... Vabbè, anche qua la storia... Vabbè, però
calma. Ha fatto il magistrato. Emiliano è un politico che viene da una certa storia di sinistra. Vabbè, diciamo, vabbè. Emiliano, allora, ha fatto il magistrato qua, Emiliano. Qua, sì, ma questo non vuol dire... Concludo, che abbia fatto il magistrato non vuol dire che non abbia fatto politica. Al di là di quelli che e poi quando si fa amministrazione politica, si facciamo fa tutti politica, vabbè, cioè, vabbè. Nel senso che la politica è una cosa bella se la si fa bene. Allora, io penso che Emiliano in questo momento abbia delle capacità straordinarie, okay. Sta cercando di mettere in asse la politica con i cittadini, che non okay. È un'impresa facile. E dopo due uomini di sinistra andiamo da un uomo di centrodestra, Aldo Condemi. Ha vissuto l'esperienza amministrativa con l'amministrazione di Ben. No, perché ne ho avuto due di sinistra. No, volevo posto... due... no, no, ci facevamo la stessa domanda e l'ho fatta a Piero. No, cioè, per non fare il senso di sinistra. Come estrazione di sinistra, sinistra sì. Di centro, cioè di sinistra. Ce ne siamo due qui. So, ma poi diciamo che il PD ha però messo un po' tutto. Condemi non è centro-sinistra. E difatti non era riferito per questo. Allora, avvocato Condemi, allora, avvocato Condemi. Eppure lui viene dal Partito Socialista. Vabbè, attenzione, non quindi sbagliamo. Alla fine siamo tutti. Allora, Condemi, da un lato un'amministrazione che oramai è in decozione, però un centrodestra che è tutto da inventare. No, è tutto da inventare, deve ancora nascere. È così. C'è... Lei da dove ripartirebbe? Per la città. Guarda, di Taranto. Io, ecco, dice, io dovessi amministrare Taranto, in rebus sic stantibus, da dove partirebbe? Io vedo la politica... la vedo come un padre nobile, come tante individualità. Non sono mai d'accordo quando si dice il centrodestra, il centrosinistra, Tizio, Caio, Forza Italia, perché sono gli uomini nei tempi in cui ci sono quei determinati uomini a fare il bene o il male della politica. Quindi parlare dell'attuale centrodestra, bene, sta tentando a Taranto di riorganizzarsi, si può vedere, poi in politica si sta per la volontà di migliorare la città, ma anche per una certa ideologia e una certa fede. Quindi se io dovessi essere l'ultimo elettore di centrodestra, voterei centrodestra. Quindi il centrodestra spero che si riorganizzi, ci sono le possibilità, visto che il centrosinistra non sta certamente brillando. C'è però la situazione brillando. Con Cito, fare alleanze con Cito. Beh, alla fine se si fa un'unione, un'alleanza, si potrebbe anche con un buon candidato sindaco, autorevole, genuino. Lei pensa di ricandidarsi? No. Io non intendo ricandidarmi, però intendo dare sempre una mano al centrodestra, okay. Fino a quando sarà possibile. E niente, quindi volevo dire, questa amministrazione attuale, partendo proprio da questa mia posizione, che io non faccio mai, non unisco il mio giudizio su un intero partito, assolutamente, ma su vari uomini. Bene, io dico in maniera obiettiva, senza voler attaccare nessuno, che certamente questa amministrazione, ossia intendo per amministrazione il sindaco, perché la legge dà al sindaco pienissimi poteri, quindi parlo di lui in maniera prevalente al 99%, non ha nessuna attitudine politica. Sarà uno scienziato in altre cose, forse. Se qualcuno come medico dice perché medico. Cosa, però certamente, un medico. Certamente non lo so, io non mi sono fatto mai visitare, quindi non posso sapere. Beh, lei non è un bambino, perché sennò certamente. Stefano visita i bambini, lei fa il pediatra, quindi... certamente non possiamo dire che ha dato quell'impulso politico, certo. Indipendentemente adesso che ci fossero i dirigenti o non ci sono stati, l'organico è molto ridotto, qui stiamo parlando di impulso politico, okay. L'anima
delle soluzioni dei problemi della città, che purtroppo non ce n'è stata nemmeno. Perfetto. Riprendiamo il nostro giro e non era ancora intervenuto Mimmo Cotugno, consigliere comunale di Taranto, lui sì che difende a spada tratta questa amministrazione. Però Cotugno, diciamocelo, siamo tra amici, siamo tra persone per bene, tra persone sincere. Diceva Capriu. Non sto guardando nessuno. Cotugno, l'amministrazione un po' oramai tira a campare, si aspetta il. Posso lo sciogliete le righe. Posso parlare io adesso? Prego, come no? Perché domanda. Ne ho sentite tanto. No, ma era chiaro, la tua domanda bastava poco per me. Allora, io non sono un difensore di amministrazione, dell'amministrazione Stefano. Io sono un uomo e un consigliere che sta in amministrazione. Un'amministrazione non è fatta da un uomo solo al comando, è fatta da un insieme di persone che condividono programmi e azioni amministrative. Difatti mi meraviglio quando il Presidente del Consiglio dice, sono anima critica. Il Presidente del Consiglio, vorrei ricordargli che ha 6 consiglieri di maggioranza, compreso lui. Lui è Presidente del Consiglio e 2 assessori. 6 consiglieri di maggioranza. Io ho 6 consiglieri di maggioranza. Il suo partito. Il suo partito. Il suo partito ha la Presidenza del Consiglio. Hai sollevato dei problemi, io sono abituato a dire le cose per come le penso. Io vengo da quel gruppo di PD che amministra questa città, assieme al sindaco Stefano e assieme ai movimenti civici che erano con lui e che alle altre liste, quindi nessuno è esente dagli errori e dalle omissioni quando ci sono gli errori, e soprattutto con riguardo all'anima peligliana del PD, vorrei ricordare, perché è inutile che lo ricordi a Dante, che lui era un candidato per le primarie in attesa che arrivasse, che si definisse la situazione se Perillo doveva fare meno il candidato sindaco, pur stando in maggioranza già con la prima amministrazione Stefano, pur stando in maggioranza dal primo momento con l'amministrazione Stefano, perché le verità in questa città bisogna sempre dirle tutte. E allora poi vedere uomini di maggioranza, e vi posso assicurare che all'interno del Consiglio Comunale, sotto varie liste, uomini di questo o di quello, ce ne sono tanti che sono quelli che poi condizionano l'agire politico e l'agire amministrativo. Allora, i conti bisogna farli sulle cose fatte, sulle cose che si possono e si devono fare, anche scontrandosi il più delle volte con quelle che sono le previsioni già previste, scusate il gioco di parole, ma ad esempio, non ultima, la questione Tempa Rossa. A proposito, il 17 io voto sì, c'è il referendum, so che non ne possiamo parlare, è una mia posizione, e quindi no, perché vorrei sfidare quelli del PD a comprendere come si pronunceranno in questa città e come si muoveranno dopo che hanno fatto una battaglia a Tempa Rossa, malgrado qualcuno, persino Bonelli disse loro, guardate che voi vi rimangerete quello che state facendo contro Tempa Rossa, tant'è vero che se l'è rimangiato tutto quanto e tutti in silenzio quando parla il primo ministro. Poi vedremo cosa quando succede. Parla il primo ministro. Infatti ora riprenderemo. Quando parla il primo ministro, che poi non c'entrava proprio niente con la situazione Taranto, perché qui si fa, il più delle volte si è fatto ambientalismo di necessità e di utilità per prendere in giro il cittadino tarantino. Allora, quando parliamo di grandi opere e quant'altro, un'amministrazione comunale, quando si trova il più delle volte contro un governo nazionale, può poco o può fare molto se riesce a sollecitare e il mondo politico, cosa che in questa città non si riesce, o il mondo delle persone. Faccio un esempio. Il 10 agosto da Taranto erano state cancellati 38 milioni e mezzo per il revamping dell'arsenale militare. L'aveva detto il ministro della difesa Pinotti, l'aveva detto il capo di Stato Maggiore De Giorgi, l'aveva detto il Premier. Quei 37 milioni, e i parlamentari tarantini, ho le registrazioni di una
riunione fatta con i sindacati in consiglio comunale, i parlamentari tarantini, diceva qualcuno del governo renziano, diceva qualcuno, alzate l'asticella, quei 37 milioni ormai sono persi, il governo ha deciso di fare altro. Quei 37 milioni più 1,5 a Taranto sono arrivati. Perché? Perché si è mosso il popolo tarantino. Perché il popolo tarantino non condizionato. E cosa dovrebbe fare il popolo tarantino quando, io sono d'accordo con lei, la grande quando confusione, ci allora, tolgono la sovrintendenza e ci tolgono i colle, e ci vietano l'uso allora, per i, dell'aeroporto per i voli abate, passeggeri. Abate, sto per finire. Io sto lanciando perché gli input. Nella confusione che crea la politica, perché il più delle volte è la politica che crea confusione. Allora, la sovrintendenza chi la toglie? Non certo l'amministrazione comunale. No, mica sto dando colpa all'amministrazione. No, perché poi gli ospedali, le letterine non servono, bisogna fare il casino a Roma, bisogna fare il casino a Roma. Non è facendo il casino a Roma e andando sotto Montecitorio, magari facendo un consiglio monotematico. Alla fine il sindaco avrà detto, non avrà detto. Quello che conta è il comportamento anche di chi è rappresentato a Roma, perché in quella manifestazione ad esempio dei parlamentari tarantini per la sovrintendenza, i parlamentari tarantini e l'intero gruppo del PD era assente. Ad esempio, la politica si fa a Roma, ma naturalmente devi avere anche le sponde con chi ti comanda. Vengo all'aeroporto, perché io sto vedendo adesso in giro chi si fa sui territori le battaglie ambientali, no ai raddoppi, no alle triplicazioni. Mi piace questo. Ah, le piace? Sì. Mi piace questo intervento. Cioè, perché? Io non ci sto capendo. No, siccome io prima mi sono fermato, poi vorrei tornare un po'. Sì. Vorrei comprendere, e finisco, sì. E finisco, perché poi sparare come hai detto, Abate, sul sindaco di ritardo è facile, tanto domani non... Ma io la cosa che vorrei comprendere, chi avrà la faccia di presentarsi facendo parte di questa coalizione che sorregge il comune di Taranto e che sta anche in minoranza, quando in una trasversalità completa fra centrodestra, centrosinistra, all'interno del PD, fuori dal PD, perché non dimentichiamo che noi non più tardi di 72 ore fa abbiamo sentito un Emiliano che per quanto riguarda le questioni di Taranto, Ilva, Tebarossa e quant'altro, ha sparato a zero sul governo nazionale. E ha fatto bene. Emiliano, segretario regionale del PD, perché è un uomo libero. Segretario regionale del PD contro. Difatti io a qualche amico che era venuto lì a questuare voti del PD, perché non li uso più chiamarli compagni, ho detto: ma con che faccia vi presentate, state qui, quando il vostro segretario regionale sta sparando sul governo giustamente. Nazionale. Come fate poi a uscire sui social network abbracciati con Renzi, abbracciati quando a Taranto ci stanno massacrando completamente? Mi ha fatto specie vedere, dopo la soppressione della sovrintendenza, Giampiero Mancarelli, che è un amico, a fianco al ministro Franceschini. Io il ministro Franceschini, avrei preso quella fotografia, avrei tagliato il ministro Franceschini, avrei messo, non so, un'altra figura, perché sinceramente dopo gli schiaffi che il governo sta riservando al territorio di Taranto, io sinceramente scapperei come la peste rispetto ai rappresentanti di governo. La lista è lunga. Io non ho visto, allora... scusami Piero, non ho visto ad esempio i parlamentari tarantini a fianco ai lavoratori della Vesta di Marcegaglia, a fianco ai lavoratori di Marcegaglia che chiudeva, e adesso pensiamo di potergli dare l'Ilva. Forse Bitetti, per agevolare vi faccio fare la domanda almeno. Ecco, Bitetti, ci sono ora, diciamo, spostandoci un po' dal livello locale, perché poi diciamocela tutta, sì, l'amministrazione comunale ne fa tante di cavolate amministrativamente parlando, però nel momento in cui hai un governo che ti flagella, poi in fondo non, sì, le letterine non servono a niente, però più di tanto poi non può fare, parliamoci chiaro, no? Però Bitetti, c'è poco da dire, lei appartiene al PD, è una posizione certamente la sua
critica, nel senso che ragiona con la sua testa, però chiaramente quando uno sente gli ultimi risvolti di Tempa Rossa, sente quelle registrazioni, sente la Guidi che dice non ti preoccupare, dice al compagno, quell'emendamento passa, Tempa Rossa si fa, uno dice ma scusatemi, ma il governo Taranto che cos'è, l'ultimo, il punch ball, il sacco su cui i pugili devono scaraventare i loro pugni? Quanto tempo? 5 minuti. Chiedo questo perché siccome sono attivo dalle 6:30 del mattino senza fermarmi mai, attivo, non sveglio, cioè sul pezzo. Operativo. Ho diciamo un po' di stanchezza. Per vabbè, rispetto, la prossima volta la faccio. Per rispetto, no, la no, possiamo per, anche registrare di pomeriggio. Per rispetto dell'invito sono venuto. E la ringrazio. E prima io mi sono fermato perché sono stato stoppato. Allora, cioè, chiedo no, il no, tempo, no. Così io sto nei no, tempi. No, no, voglio, no, no, non no, voglio no, interrompere. No, no, per carità. Uno, il PD, come dicevo prima, è un grande partito fatto da tante persone. Allora, se Mancarelli, persona che stimo, amico, eccetera, sta a fianco al ministro, sono problemi di mancare. Cioè, qua, certo. Non è che il PD è fatto di una linea e tutti devono essere sì, però uno non può andare uno... Il PD è un partito grande, come tutti i partiti grandi. Ci sono persone che la pensano in un modo, ci sono persone che la pensano ma manca il minimo comune denominatore. Ma poi non è vero, non è vero, perché poi se mi viene detto che Emiliano spara contro il governo, Emiliano su alcune cose probabilmente dice cose condivisibili, in alcuni casi da sottoscritto, in altri casi no. Quindi attenzione che io sono del PD, Emiliano è del PD e Renzi è del PD, non abbiamo però la linea comune. Detto questo, quando parlavamo prima di posizione critica, io penso che si facesse riferimento alla mia presa di posizione in bilancio quando sollevai al sindaco un problema politico, cioè nel senso che dicevo che la squadra di governo non era pronta a risolvere determinati problemi e sollevavo un problema tecnico. Io sostituirei due assessori dicevo, intanto. Dicevo che i diritti ci sono. De Gregorio e Lonoccio andrebbero sostituiti. Dicevo che i dirigenti, ci sono dei dirigenti del Comune di Taranto che non rispondono agli atti. No, Taranto però, piange. Abate, però, no, era una battuta. Siccome no, ho detto che ride. Se vuoi mi fai tutte no, le domande. No. Se vuoi io non voglio togliere dentro gli altri ospiti. Ha ragione. E quindi chiedo scusa. Ora, tornando al discorso dei dirigenti, io dicevo al sindaco che ci sono dirigenti che non rispettano i mandati, gli atti di indirizzo che dà il Consiglio Comunale e che se ci sono questi dirigenti che diciamo vanno avanti a ruota libera, bisogna intervenire prontamente perché è la politica che deve dare risposte al cittadino. E mi riallaccio a questo, cioè la politica deve dare risposte al cittadino. Allora, inizialmente parto con una premessa che è tutta mia, quindi non c'entra il PD, non c'entra altri partiti. Secondo me qua dobbiamo smetterlo un po' di parlare, cioè, qua i partiti sono fatti di persone e soprattutto quando parliamo di questioni locali, io credo che dobbiamo pensare a come dare risposte ai cittadini e non a fare le difese d'ufficio di un partito o dell'altro. Io la penso così e mi potete candidare... Non so se sarò ricandidato, ma mi potete candidare tanto nel PD quanto nel partito di Pinco Pallino. Io resto la persona che deve dare risposte, ripeto, alla mia coscienza e al mio elettorato. Quindi io mi impegno per migliorare la qualità della vita della mia città. Faccio politica per questo motivo e non conosco altre logiche, onestamente. No, se il PD mi dice di fare una cosa e io non la condivido, io non la faccio. Quindi detto questo, mi sento un uomo abbastanza libero. E credo che la politica tutti noi la facciamo con uno scopo, che è uno scopo, come diceva Aldo Condimi, uno scopo legato alle persone, legato a quello che è l'ambiente che ci circonda. Ora partiamo da questa premessa, così io tolgo un pensierino a candidarsi sindaco. Non credo. Io la vedrei molto ma molto meglio rispetto a Lonucci e Azzaro, ma politicamente parlando ci vuole poco a essere migliori di Azzaro non credo e di Lonucci. Non credo che sia il tempo e soprattutto io non intendo mettere probabilmente sì, io sono stato candidato regionale, quindi alle regionali, quindi probabilmente auspico che si concretizzi quel percorso che... Poi voglio dire, non in politica mai dire mai, ma al momento non credo che sia il tempo di mettere il mio nome nel tritacarne. Okay. Tornando al discorso della politica e dei cittadini, noi dobbiamo parlare chiaro, cioè io credo che o parliamo in maniera chiara, in maniera
tale da farci comprendere dai cittadini, dagli utenti, dagli elettori, come vogliamo li chiamiamo, oppure noi daremo sempre più spazio all'antipolitica. Ecco perché lo legavo a una questione di persone, a una questione di libertà all'interno dei partiti. Okay. Perché molto spesso credo che sia più opportuno fare un governo di salute pubblica che non fare un governo di un ente. Non ho finito, perché voi parlate di Tempa Rossa. Allora, se volete vi racconto la questione di Tempa Rossa. Io non ho, non ho problemi, però voglio chiarire un aspetto. Io, anzi, diciamo che potrei giocarmi qualche carta a favore del sottoscritto. Ma io voglio parlare in maniera chiara al cittadino. Allora, Tempa Rossa, Taranto, per quello che è successo con lo scandalo in Lucania, non c'entra niente. Sono due cose distinte e separate. Allora, no, scusami Dante, no, perdonami. Però, attenzione, di cosa noi siamo, no, attenzione, noi siamo stati, stati attenti e abbiamo preso posizioni che, ripeto, oggi ci danno ragione. Oggi queste posizioni ci danno ragione. Però attenzione. La questione legata allo scandalo per lo smaltimento dei rifiuti è diversa dalla questione Tempa Rossa, Pontile, Petroli che abbiamo trattato in Consiglio Comunale. Sono due cose distinte e separate. Se no rischiamo di fare confusione e rischiamo di non essere compresi dai cittadini, da chi ci ascolta. Okay. Ecco perché abbiamo bisogno di fare chiarezza. Okay. Poi vogliamo parlare di referendum, di che cosa vogliamo parlare? Di archeologia, di sovrintendenza. Di tutto quello che volete possiamo parlare, non ho problemi, però parliamo di un argomento alla volta e analizziamolo, se no parliamo di 50 cose e alla fine non ne chiudiamo una. Prego. Dante Capriulo, lo schiaffo di Tempa Rossa, la beffa ai danni dei cittadini fa pensare tante cose, ma lei da dove ripartirebbe? Ricostruire una sinistra? Ma fino a che punto è possibile? O si finisce per diventare, come dire, la nicchia che difende una certa ideologia, però poi alla fine arriva il Renzi di turno, dice sì, ma tu quanto conti? 3-4%, io ti schiaccio. E diventa una battaglia di ideali rispettabilissima, che però non ha una sua concretizzazione. E allora forse converrebbe, mi metto nei suoi panni, fare la battaglia dall'interno? E poi vorrei parlare proprio della vicenda Tempa Rossa. Dobbiamo distinguere il piano nazionale dal piano locale. In questo momento sono cose dal punto di vista politico totalmente diverse. Allora io vorrei stare sul piano locale, perché siamo in una televisione di Taranto, siamo in un momento storico. Di tutta la Puglia. Però diciamo, stiamo trasmettendo da Taranto, parlando di Taranto, quindi cerchiamo di focalizzare il dato di Taranto. Allora, io l'ho detto nel primo passaggio, cerco di spiegarmi meglio. Non sono d'accordo sul fatto che il governo non sia interessato di Taranto. Noi abbiamo avuto, adesso non incominciate, fatemi spiegare il concetto. Noi abbiamo avuto 9 decreti legge, poi trasformati in legge sulla città di Taranto, che riguardavano l'Ilva e riguardavano in parte la città. La politica è fatta di capacità di saper cogliere le occasioni. Io la grande responsabilità storica a questo punto che assegno al sindaco Stefano è che lui non ha saputo cogliere questo momento, perché nel momento in cui Taranto già lo era, ma è diventata ancora di più una questione nazionale, perché c'era e c'è il problema Ilva, c'era e c'è il problema Eni, c'era e c'è il problema arsenale della Marina Militare, hanno dovuto fare delle leggi dello Stato e noi stiamo lì a chiedere le briciole, tra l'altro non riuscendo nemmeno a raccoglierle. Allora, questo è il problema della nostra responsabilità. Non ce la possiamo prendere col governo, perché è troppo facile dire che la colpa è del governo. Il governo sta facendo la sua partita, perché il governo vuole mantenere l'Ilva aperta e sta cercando di fare una certa politica. Vuole Tempa Rossa e sta facendo una certa politica. Noi dovevamo avere la capacità di avere un'idea di città e saperla imporre al tavolo del governo. È questo che ci sta mancando. Ti faccio l'esempio di Tempa Rossa, no? Perché non voglio sfuggire alla domanda. In Consiglio Comunale dal 2011 pochi consiglieri comunali, non tutti, non so manco se arrivavamo a 17 certe volte, una volta abbiamo votato in 14 su 33, abbiamo espresso la contrarietà a quell'intervento di Tempa Rossa, soprattutto perché, spero che gli altri consiglieri confermeranno, quelli della Total, quando sono venuti a spiegarci quell'intervento, lo hanno fatto in maniera in molti casi confusa, cioè si capiva che c'era qualche elemento che sfuggiva, era un ulteriore aggravio di inquinamento. Allora, da questo punto di vista,
noi dovevamo avere la capacità di, come dice lo stesso Emiliano, cioè di avere un dialogo diverso di trasparenza. La Total, Oleni per esempio, prima diceva che la centrale non si poteva fare, poi si poteva fare, quell'intervento prima non inquina e poi non inquina. È chiaro che da questo punto di vista una città martoriata come la nostra doveva rispondere in quel modo, e l'emendamento, e su questo non sono d'accordo con quanto diceva prima Piero Bitetti, l'emendamento nello sblocco Italia è stato fatto innanzitutto per Taranto, perché quelle attività che stava facendo il Consiglio Comunale di Taranto, un altro fine di favorire l'amico degli amici, fatto penale, poi diciamo, perché io dice, sto facendo questo per aiutare, lasciamo stare, io resto sul piano politico, no? Alla fine paga penale, Taranto, il fatto penale è un fatto grave, quello che è il fidanzato, la cosa, no? Allora, il problema è che sul piano politico la gravità di quell'emendamento è stato il fatto che si è espropriato gli enti locali e si è espropriato l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dal potere di intervenire, perché l'ARPA, per chi ha avuto modo di leggerlo, ha fatto un intervento molto duro nei confronti dell'effetto dell'inquinamento e dell'impatto sanitario di Tempa Rossa. Questo, diciamo, deve interessare a noi e ai cittadini, cioè il fatto che noi andiamo ad aggiungere inquinamento su inquinamento. Allora, noi abbiamo avuto un comportamento, diciamo, anche a schiena dritta come Consiglio Comunale, e nonostante questo poi il governo ha fatto un emendamento in cui ha fatto passare Tempa Rossa. Allora, questo è il problema del, cioè, ripeto, noi dobbiamo avere la capacità in questo momento storico per la città di capire che o siamo in grado di scrivere un'altra pagina di storia, e anche io apro e chiudo una parentesi e non mi tirare le orecchie, il 17 aprile voterò sì, proprio perché noi che siamo una città di mare dobbiamo cambiare la storia anche del modello di sviluppo, e questo invece ci manca, perché stiamo, diciamo, a chiedere le briciole. Se dovessimo un giorno parlare dei progetti che abbiamo presentato nel contratto interistituzionale di sviluppo, certe volte arrossiamo per la debolezza e per la vacuità dei progetti che abbiamo presentato. Ok. Aldo Condemi, dicevamo, un'amministrazione comunale non può fare miracoli, però nel momento in cui la città viene schiaffeggiata deve quantomeno difendere se stessa. Mi riferisco, per esempio, a quanto si potrebbe chiedere all'Ilva per i guasti ambientali, e di fatto non viene chiesto da parte dell'amministrazione. Ci sono varie incongruenze, anche perché la ragione non si può identificare in un solo concetto. In una situazione così confusa come quella di Taranto, quello che io penso è, io ho letto per quanto riguarda Tempa Rossa, ho letto delle relazioni di alcuni dirigenti che dicevano che non ci sarebbe stato nessun pericolo, a meno che non ci fosse stata l'esplosione di un serbatoio, di queste cose. Ma è come dire che una compagnia aerea è autorizzata ad avere 100 aeroplani, però ne chiede il raddoppio a 200, noi dobbiamo prevedere che possono aumentare gli incidenti. Purtroppo dobbiamo comunque andare avanti, perché è perché non ci scordiamo che siamo diventati una città povera. Prima si usava andare al bar e prendere una birra in due bicchieri, adesso si sta usando, non ancora, non l'ho visto, ma è così, tanto per rendere l'idea, che si prenderà un caffè in due tazzine. Beh. Cioè si sta diventando poveri, e allora se blocchiamo ogni sviluppo imprenditoriale, certo non deve essere un'altra Ilva che dice state fermo, ma su potenzialità, su possibilità, io personalmente non sono d'accordo in questo senso, in maniera, sempre cercando di ragionare in maniera oggettiva. Quello che è successo, il fidanzato, il ministro, signori, quando c'è la magistratura di mezzo, mi sembra che si cambi troppo improvvisamente idea, si dà troppo importanza a questo fatto. La magistratura deve fare il suo corso. Dovrebbe essere proprio assolutamente proibito interferire con i fatti politici. Sì, blocchiamo Viggiano, blocchiamo gli altoforni, blocchiamo questo, blocchiamo quest'altro. Vediamo poi se stiamo perseguendo effetti di giustizia o stiamo perseguendo effetti di protagonismo. Perché? È perché comunque stiamo rovinando e danneggiando irrimediabilmente un'intera classe
sociale che vive da queste cose. Veniamo a quel poco che ho seguito di Renzi su tutti questi decreti e queste leggi. Bene, vi devo dire che io non ho nessuna fiducia, ma non per posizione presa a livello politico. Vi faccio soltanto un esempio: i tamburi sono stati danneggiati fortemente dall'inquinamento Ilva, le case hanno ricevuto un deprezzamento, ci sono state delle cause, sono state accolte, nessuno paga i danni. Ora, io dico Renzi per dire il governo, ovviamente, no, che non è da solo. Bene, hanno sistemato le leggi, primo, Ilva in amministrazione straordinaria. In amministrazione straordinaria vuol dire che ci si deve prodigare affinché diventi nuovamente una grande azienda e produca. Deve ritornare, come si dice, vuol dire in bonis. Perfetto. Quindi non si può esprimere nessuna aggressione processuale nei loro confronti. Dici, scusa, devi dare il risarcimento, non lo stai dando. È vietato per legge, quindi è inserita questa legge. Dici, tutti i creditori, e qui parliamo di tutti gli industriali, con le conseguenze di disoccupazione che ne derivano, bene, tutti i creditori devono insinuarsi nel passivo. E questi, consentitemi la parola, è un raggiro. Perché? E perché tu ti insinui nel passivo quando c'è una massa attiva che può soddisfare seppure in parte questo passivo? Ma se l'Ilva deve ritornare in bonus, non si può vendere né toccare nulla dell'Ilva. Mi dici questa massa passiva come sarà pagata? Questa, signori miei, è una cosa gravissima. È una cosa gravissima perché? Perché gli industriali che hanno effettuato i lavori, e parlo per i loro dipendenti, non del guadagno degli industriali, bene, arriveranno a licenziare le persone. I risarcimenti non ci saranno. Allora, questi lati oscuri, come possiamo definirli? Errori o consapevolezze volute? E il nostro sindaco, non perché si chiami Stefano, non perché del PD, non deve fare le letterine, come giustamente ha detto già qualcuno. Deve andare lì a piedi, deve andare a aspettare Renzi fino a quando non esce e dire, caro Renzi, Taranto non ce la affossare ancora di più, okay. Sii serio con Taranto. Prima di andare in pubblicità vi annuncio una bella iniziativa che Polifemo farà il 4 o il 5 di maggio. Saremo a Roma in Parlamento. Ma perché non fai parlare mai Cotugno? Dove? Mi deve fare i 20 minuti, li devo fare, c'è l'obbligo pubblicitario. Sì. Poi domani mi chiama l'addetto di Delta TV e mi bastona e fa bene. Non può parlare con Tullio, e fa bene. Con il Parlamento pieno o il Parlamento vuoto? Sia con il Parlamento pieno, sia con il Parlamento vuoto, poi in intervista. Ma manda ora questa pubblicità adesso. La mando, la manda lei la pubblicità. Allora, Cotugno, annunci la pubblicità. Per una TV che si autogestisce, la pubblicità è importante. Via la pubblicità. Bene, rieccoci in studio, terza parte di Polifemo, è il momento di Mimmo Cotugno. Cotugno, ma lei votò a favore di Tempa Rossa, ora che fa il pentito? No, assolutamente. Politicamente allora, parlando. Iniziamo a definire, Tempa Rossa in quanto tale, in quanto insediamento, non è mai arrivato in Consiglio Comunale. La discussione su Tempa Rossa in Consiglio Comunale si è fatta in occasione della variante che era necessaria per il completamento del porto, dove nel 2005 o 2007, ora non ricordo esattamente la data,
anche qualche consigliere qui presente che dice non ne sapevo niente, ha votato a favore dell'allungamento del pontile Petroli per portare fuori rada il carico e scarico delle petroliere. Allora, no, è proprio così. Quello è un provvedimento del commissario straordinario. È il provvedimento del commissario straordinario, poi seguito, con l'accordo di programma, poi seguito con l'accordo. Vabbè, fatemi parlare, no. Poi seguito con l'accordo di programma del porto. L'accordo di programma del porto che prevedeva al punto numero 2 allungamento del pontile Petroli. Il nome Tempa Rossa, la targhetta non c'era. L'insediamento di Tempa Rossa che arriva da Vigia, poi a parte tutto, mi sembra che tutta quanta la partita parte, scusate ancora una volta il gioco di parole, parte da inquinamento in falda dell'acqua che ci arriva, che non c'entra niente proprio con la questione del petrolio. Quindi là è un problema ancora più grosso, ancora molto più grosso. Quindi di conseguenza io sono uno di quelli che ritiene che l'insediamento e che il pontile e che l'insediamento Eni fino a che resisterà, però mi risulta che alla fine saremo soltanto una stazione di stoccaggio a Taranto, poteva anche venire, perché l'Eni, Total e consorelle avevano necessità di avere un porto per il carico e scarico. Difatti nel progetto Tempa Rossa previsto per Taranto c'è la costruzione di due grandi serbatoi che servivano da stoccaggio del petrolio che arrivava da Tempa Rossa per il passaggio sulle navi per poi andare a Gela, quindi neanche raffinazione qui a Taranto. Di conseguenza con un problema che noi perderemo anche posti di lavoro con l'Eni, perdendo l'Eni, perché da circa 500 che sono adesso penso che si ridurranno a 150 persone se tutto va in porto. Quindi di conseguenza un'ulteriore mazzata per questo territorio. Ero d'accordo soprattutto perché era arrivato il momento di iniziare a ragionare con queste grandi aziende di Stato che iniziassero a lasciare le giuste royalty per i territori. Cosa che vorrei comprendere da chi ha amministrato prima e vuole amministrare domani. Vorrei comprendere, su questo territorio tutti sono venuti a fare scempio, tutti sono venuti a prendere, nessuno ha lasciato. Noi abbiamo discariche, buchi che si colmano, si ricolmano, si allargano, che non lasciano mezza linea a un territorio che stanno martoriando. Tanto facciamo tutto per decreto legge e quant'altro. Riguardo i 9 decreti e mezzo. I nove decreti e mezzo, Ilva, si possono dire ammazza Taranto, Ilva aiuta Taranto, ma io li chiamo ammazza Taranto, Taranto nel cuore, sì, ma mi faccio, lei li considera ammazza Taranto? Sì, sono ammazza Taranto, male, sono ammazza cittadini di Taranto, ecco. Perché quando i decreti si fanno senza soldi, senza copertura finanziaria, non servono assolutamente a nulla, sono solo e soltanto proclami. Ciò che anche Emiliano ha detto è cosa che sapeva già da un anno e mezzo, perché assieme a qualche altro fesso gliel'avevamo già spiegato qual era l'intenzione di qualcuno supportato dalla politica locale, che l'Ilva può diventare solo e soltanto una grande discarica, la tagliamo, e sul mercato internazionale avere un'Ilva aperta non serve a nessuno, e forse sarebbe più utile che l'Ilva si chiudesse, i padroni dell'ambiente di scariche facessero il loro grande business e Taranto si ritroverebbe. Anche in provincia fanno il business. A Taranto si ritroverebbe, lo metto tra virgolette, visto lo slang tarantino, cornuto, battuto e cacciato da casa, perché questa è la realtà a cui ci stanno portando. Io parlo dappertutto. Quando parlo di territorio tarantino, non è che Statte è un'altra cosa, non è che Grottaglio è un'altra cosa, perché soprattutto quando parlo di discariche e vedo l'ottimo lavoro progettuale, perché poi sul piano pratico di chi? Del commissario per l'ambiente, per le bonifiche, la Cornelli, tutto in base, no Piero, non ti permetto di dire tutto a posto, no,
perché quando perché ma è tutto quando fermo, il lavoro quasi e beh bisogna anche finanziarlo, forse sono per spesi troppi soldi per le progettazioni, però quando viene chiaro che ad esempio l'inquinamento del Mar Piccolo dobbiamo vederlo su aria vasta, perché forse abbiamo qualche falda inquinata da qualche discarica, non certo dall'Ilva, forse questo dovrebbe essere per noi tarantini e abitanti di questo territorio, tarantini o della provincia di Taranto, dovrebbe essere cosa importante da andare a guardare, ma tutto questo noi non lo guardiamo. Poi abbiamo una necessità, una volontà di questo territorio di non voler contrattare i propri guai anche economicamente. Okay. Forse qualcuno se li contratta in maniera privata, perché poi gli scandali quando vengono fuori vedono coinvolti okay. tante di quei soldi e tante di quelle persone okay. che forse se ricadevano avrebbero alleviato okay. i nostri problemi. Bitetti, la vedo molto super partes, istituzionale. No? No, non vedi bene. Mi vedi confuso. Confuso, ma se lei è confuso, io sinceramente stasera non ci sto capendo niente, chi era maggioranza, chi era opposizione, ci capisco più niente. Poi mi posiziono subito, ma non è questo, cioè io non ci capisco io più credo, niente. Io credo, ma io non devo insegnarti. No, dire. Per carità. Che noi dovremmo parlare di temi, e soprattutto di un tema alla volta. Sì. Ora... ho sentito un'ultima cosa che mi impressiona. Quale? Cioè che chiudiamo l'Ilva e la facciamo smaltire dai chiele di scariche. Io spero che stia scherzando. La chiudiamo e basta. Mimmo, però, spero che stia scherzando. Credo che sia una provocazione. No, queste non sono... Credo che spero che sia una provocazione. La facciamo smantellare dai lavoratori che lavorano dentro. Ad ascoltare. E che avrebbero altri 30 anni di lavoro. No, potevi ascoltare le parole di Emiliano, che non è certo... hai appena detto che quando parla Emiliano ti trovi d'accordo, forse no, sarà tra le parti vabbè, non ti Cotugno facciamo parlare ma l'ha detto Emiliano pubblicamente Cotugno faccia parlare ma di che cosa? Come di che cosa? Dimmi di che devo parlare no, di che? Io noi parliamo di quello che vuoi, parliamo dell'Ilva. Allora, Ilva, vuoi sapere la mia posizione? Certo, subito. E se no, con lei sto subito, parlando subito. Allora, la mia posizione sull'Ilva è la seguente: l'Ilva deve rispettare il territorio. Bene, se il territorio non viene rispettato, io sono pronto a mettere gli occhietti all'Ilva. Come ma dice Emiliano. Ma attenzione, non dobbiamo fare demagogia su queste cose, perché altrimenti veramente la notizia al cittadino arriva distorta. Se noi diciamo che gli attuali dipendenti dell'Ilva devono impiegare 30 anni per smantellarla, mi dovete dire solo chi deve pagare, cioè mi dovete dire chi mette le risorse necessarie per poter pagare gli stipendi, perché questa gente dovrà vivere con uno stipendio, lavorano, quindi dovranno essere pagati, chi deve pagare? Ma Bitetti, se noi smantellassimo l'Ilva e impiegassimo per lo smantellamento gli attuali dipendenti, riqualificandoli e appunto educandoli a questa attività, io penso che per altri 30 anni pagare qualcuno. Ma Bagnoli non c'è, ma ci vogliono niente, ma ci vogliono le risorse. E il governo amico Bagnoli che cosa fa? Ma ci vogliono le risorse, attenzione, vedete, io non so fare le poesie, non so fare l'utopia, mi dovete ci mancherebbe. Allora io credo che la città di Taranto noi dobbiamo tornare qualche anno indietro, parliamo di almeno 60 anni indietro, ma forse anche 100. La città di Taranto ha vissuto un processo culturale basato su un polo industriale, perché per me anche l'Arsenale era polo industriale, Cantieri Tosi era polo industriale, Italsid era polo industriale, Eni e polo industriale, eccetera, eccetera. Allora, Taranto ha basato la sua economia sul polo industriale, sullo sviluppo industriale. Non ha altre economie. Se vogliamo togliere l'industria da Taranto, dobbiamo pensare alle alternative. Sono pronto a scommettere su altre economie, ma abbiamo bisogno innanzitutto di costruirle. Ma seconda cosa, di sviluppare una cultura che ad oggi il nostro territorio non ha. Il nostro territorio non è pronto a fare turismo da domani mattina. Abbiamo risorse, abbiamo il mare, abbiamo l'archeologia, tornando al discorso della soprintendenza. Sono tutte battaglie che sostengo e che continuerò a sostenere, ma di qui a dire che la città di Taranto possa tornare, Aldo ha fatto prima un brillante esempio di quello che succede nei bar, io l'ho visto fare, non che arriveremo, io ho visto fare, ho visto prendere un caffè in due,
Ora, chi può andare ancora al bar? Certo. Perché c'è gente che al bar non entra più. Perché c'è non anche si... però l'imprenditore che fa la politica del caffè a 50 centesimi. Però lasciamo stare. Ora, anche adeguarsi, ma ora, questa è una, ora questo è un altro discorso. Poi bisogna vedere se quell'imprenditore ce la fa a 50 centesimi a pagare le tasse. Quindi poi è il cane che si morde la coda. Ora, oppure incide sulla qualità perché andrà a utilizzare una miscela di caffè che danneggerà il consumatore. Certo. Quindi poi parliamo di sofisticazione del prodotto. O dovrà licenziare un dipendente. Quindi parliamo, e quello è il cane che si morde la coda. Quindi io, tornando al discorso di quello che può essere l'economia di un nostro territorio, che è un territorio che si è impoverito, e sicuramente dobbiamo partire dall'esistente e provare a convertirci, non a convertire lo stabilimento, ma a convertirci. Abbiamo la possibilità di far partire il turismo? Dove mandiamo la gente a dormire? Abbiamo da far vedere tanto, abbiamo tante bellezze, tante risorse, abbiamo bisogno di creare le infrastrutture, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di creare i collegamenti. Primo punto, Taranto è isolata dal resto del mondo, non abbiamo treni, non abbiamo aerei, non abbiamo navi, non abbiamo trasporto su gomma. Ma di che stiamo parlando? Lo dica a Renzi. Quindi, ma non lo devo dire a Renzi. Renzi non ha la bacchetta magica. Sta penalizzando la sta isolando. Ma attenzione. Non è che governa lo Spirito Santo, Vitetti. C'entra Renzi con l'isolamento del territorio. C'entra Renzi con l'aeroporto. Che c'entra Renzi con i treni? Attenzione. Trenitalia a chi appartiene? A me? Noi dobbiamo parlare... Per favore, noi dobbiamo parlare. Se si portano i droni e si potenzia l'aeroporto militare, è ovvio che l'aeroporto non potrà mai partire. Perdonate. E poi Alenia, notizie stamattina, licenzia 70 persone. Allora, io non sono così netto. Io è un democristiano, lui. Ma non è vero, io ho bisogno di approfondire. Vedete, per me l'aeroporto di Grottaglie, che viene individuato dal piano regionale dei trasporti come aeroporto per voli cargo, valore di esistere se io collego aeroporto e porto porto efficiente e riesco a fare un'economia che può diventare prevalente per il territorio, capito, però, che è l'attività portuale, ma io quella merce la devo mandare in giro per il mondo in qualche maniera. Vitetti, no, io non posso fare, vogliamo parlare di voli civili, ma vogliamo parlare di voli civili, ma attenzione, allora se Grottaglie apre domani, anzi ieri, per i voli civili io sono il primo ad essere contento, però attenzione, ma Bari e Brindisi stanno la scarpa. Però attenzione, se io riesco a potenziare, a migliorare i collegamenti da e per Bari e Brindisi e a creare le condizioni affinché l'utente tarantino, il cittadino tarantino, ha la stessa comodità, perché il problema oggi è dei collegamenti. Allora, io posso pensare che l'aeroporto di Grottaglie si faccia un'economia che dà quei posti di lavoro, e posso pensare invece a migliorare i collegamenti, perché Brindisi dista da Grottaglie 20 km, quindi parliamo di quanto tempo si risparmia. Se io devo prendere... a dover arrivare a Brindisi anziché a Grottaglie, e poi possiamo fare un discorso di voli charter legati alla valorizzazione del territorio, alla scoperta, alla conoscenza. Vogliamo fare un esempio di territorio isolato? Sì. Se io devo andare a Roma, e non ora che andremo in Parlamento, partiremo, io devo andare a Roma con un volo low cost, no? Sa che ora c'è da Bari o da Brindisi l'unico aereo della mattinata? Alle 6:15 del mattino, e poi c'è l'altro alle 18. Mi faccia capire, così come è ancora più isolata Taranto. Ma certo, parliamo dei collegamenti, però, no? Ripeto... Dice, non c'è Grottaglie, va bene, usiamo Bari e Brindisi. Uso Bari e Brindisi. Io mi dovrei svegliare alle 3 di notte, alle 4 di notte, anzi non mi dovrei coricare proprio, visto che vado a letto alle 3. Ma se con lo stesso volo partisse da Grottaglie allo stesso orario? Perdonate. Quindi di che stiamo parlando? Una risposta però, Piero, perdonami, una risposta. Io ho detto una cosa un attimino diversa. A proposito di aeroporto, sì, c'è la vocazione cargo, ma questo non vuol dire che il charter non può essere intercettato. E charter significa fare quel flusso turistico che, se porti a Brindisi o a Bari, prendono altra destinazione che Salento o anche pezzi di provincia di Taranto, però che vanno da Castellaneta in poi, lasciando un pezzo importante che è Taranto fuori da qualsiasi linea. Sentite, non è, io vi chiedo scusa, io per hobby viaggio. L'unico hobby che ho è ponte sullo stretto di Messina, che tanto stanno provando a fare. Ci facessero i 3,5 km dell'autostrada. Se io rendo questo territorio appetibile,
sicuramente non sarà la differenza da Brindisi a Grottaglia a portarmi la gente sul mio territorio. Allora, per favore, allora, o siamo seri e siamo concreti e siamo realisti, o se no noi stiamo dicendo una marea di cose che alla fine non serviranno a niente. Non serviranno a niente. Vogliamo parlare di treni? Vogliamo parlare di treni. Poi andiamo in pubblicità. No, ma io non voglio togliere tempo a nessuno. No. Voglio parlare di un tema specifico. Parliamo di tanti temi. Ma se parliamo di tutti i temi insieme non capiamo niente, ma soprattutto non facciamo capire niente a chi sta a casa e che ci sta seguendo. Sì, però allora, il cittadino da casa ha capito che Taranto è penalizzato. Ma questo sì. Perché lo vive sulla sua pelle. Vogliamo parlare della penalizzazione del territorio. Anche qua dobbiamo ragionare sui tavoli. Se il discorso dell'isolamento del territorio non riguarda sicuramente il governo, ma riguarda il governo regionale, perché parliamo di competenze della regione Puglia, vogliamo parlare di competenze del governo? Bene. Sovrintendenza? Banca d'Italia? Che cosa sono? Corte d'appello? Ancora no, vabbè, probabilmente ce la toglieranno. Non è in consiglio comunale che dobbiamo trattare l'argomento. Noi facciamo la nostra azione di Grimaldello, di Pungolo, si discute su altri tavoli. Non spetta a noi quattro definire il percorso. No, è chiaro. Quindi però non difendo solo io l'amministrazione comunale. Se non la difende la maggioranza. Ma alla fine andiamo ai miei discorsi iniziali. Va bene, allora facciamo una cosa. Ora ce ne andiamo in pubblicità, poi avremo l'ultima parte, dovremo un po' contingentare i tempi, ma questi sono i tempi televisivi. E poi il Parlamento fa togliere l'Equitalia da dare. Se mi eleggono parlamentare? No. No, mica vado io. Io vorrei fare il sindaco. Io vorrei fare il sindaco da grande. Va bene. Chissà. Da grande. Se fai il sindaco di voto. Ah, va bene. No, se fai il candidato sindaco. Ma per fare il sindaco devo fare il candidato sindaco. Vabbè, sa, non esistono i sindaci nominati come certi parlamentari. E che orecchie per intendere intenda. Pubblicità. Anzi, facciamo una cosa. Questa volta la pubblicità l'annuncia Capriulo per la par condicio. Allora, siccome Luigi è straordinario, è scoppiettante, serve la pubblicità, mandiamole e poi gustiamoci il finale. Un po' di vita, perché sennò ci un po' più di energia. Più energia? Se no poi non si... Mi sto... No, perché sennò poi da casa ci vedono un po' afflosciati, cambiano canale e io perdo gli inserzionisti. Restate in ascolto! Ah, bravo Capriulo! Rieccoci, rush finale, ultimi 20 minuti di Polifemo, per cui chiedo agli amici ospiti, ora completiamo il giro e chiedo proprio di essere belli sintetici. E allora, Capriolo, di cosa vuol parlare? Parlare di cose locali, però sa, le cose locali vanno poi a intersecarsi. Io su questo, ripeto, io sono d'accordo con quanto diceva Piero Bitetti, quasi sta facendo una grande confusione, alla fine la gente veramente non ci capisce, cioè noi dobbiamo cercare in questo momento di parlare chiaro e di farci capire dalle persone, cioè affrontiamo i temi, affrontiamo le questioni, cioè io poi ritorno, cioè siccome non possiamo affrontare ogni singolo argomento, no? Perché sarebbe troppo lungo, no? Prima si è parlato dell'Ilva, poi si parla del Parossa, si potrebbe parlare dei collegamenti, non abbiamo parlato del porto che invece parliamone, crediamo che sia... Capriolo, io le ho dato ho detto sì, cerca sì, un argomento. Ma perché, il tema sono vedi, temi Luigi, che si vedi, Luigi, io penso che il tema fondamentale in questo momento storico per la città è di capire che o noi siamo per la nostra parte, ripeto, cercando anche di mettere da parte tutte le nostre aspettative, o siamo elementi di cambiamento e di svolta di questa città in maniera complessa. Io faccio spesso un esempio, noi dobbiamo cambiare le quattro ruote ad una macchina mentre una macchina sta camminando. Credo che non sia un'operazione facilissima, no? Allora noi dobbiamo capire che dobbiamo sfruttare questo momento storico per la città e invece continuiamo a cingischiare, a litigare, a fissarci alle stupidaggini.
veramente con discussioni abbastanza approssimative. Il porto sta lì, tutte le cose che ci siamo detti sul porto rischiano di rimanere carta straccia, perché non si riesce a farlo andare avanti. L'altra sera c'è stata un'iniziativa lodevole di Propeller, dove per l'ennesima volta ci hanno dimostrato che il porto sta inchiodato, perché non si riescono a fare svolte serie sul porto. Cioè, il Distripark sta lì, abbiamo fatto gli espropri e non si è fatto niente, di Agromed non ne parliamo proprio, Evergreen ha abbandonato e se n'è andato, cioè spendiamo se non riusciamo a fare i fondali, cioè un disastro che poi non è che ce la possiamo prendere soltanto con gli altri, in molti casi parte del disastro siamo anche noi. Però in questo caso, andiamo in un esempio concreto, se abbiamo la opportunità di un tavolo interistituzionale per lo sviluppo, io non vado lì a chiedere fesserie, ma per esempio, come spero forse sarà fatto domani, chiedo una zona franca per il porto, una zona di economia speciale, cioè chiedo che il porto diventi effettivamente un elemento di sviluppo. Cioè, chiedo che rispetto ad alcune questioni, penso all'utilizzo della risorsa mare, io vado a chiedere delle cose che poi sono concretamente utilizzabili per la città per creare uno sviluppo alternativo, altrimenti il discorso dell'Ilva diventerà uno scontro nella città, noi avremo Guelfi e Ghibellini, cioè avremo gli scontri, perché immagino se poi di colpo... Ma già ormai... Immaginiamo in questa città, se dovessimo togliere il reddito a tutti i lavoratori dell'Ilva, che cosa accadrebbe, no? Cioè, io penso che andremo però alla pensiamo invece e pensiamo invece allora capito, non, e pensiamo invece a quanti genitori strappiamo i figli con la morte che provoca l'Ilva, anche a quanti figli strappiamo i genitori, cioè, scusa, no, dicevo, scusa Luigi, non chiariamoci, il senso che perché poi ci ricolleghiamo anche io ricordo però, sempre chiedo scusa fermo questo bambino, il piccolo Alessandro Rebuzzi, morto per le polveri sottili, e voglio respirare ad occhi chiusi, ecco, è un po' il simbolo del nostro credo. Se permetti, però vorrei ricordare in questa città tutti i morti per asbesto, certo, che provengono dall'ambiente, certo, militare. Ma è chiaro, tanti anni le sofferenze, le morti assolutamente in silenzio. Ridiamo la parola a Caputo. Quando poi diciamo che è un momento storico, e così siamo chiari ed evitiamo di dare impressioni diverse, uno dei punti fondamentali, che per quanto mi riguarda, io come sapete mi sono candidato a sindaco, è uno dei punti fondamentali del programma, che non ci deve essere un millimetro in più, un milligrammo in più di inquinamento. Cioè, su questo dobbiamo essere chiari, noi non possiamo avere ulteriore inquinamento, questo vale per Tebbarossa, vale per Rassenale, vale per l'Ilva. Allora, per esempio, il problema dell'Ilva, proprio 30 secondi, noi avevamo avuto all'inizio del mandato del commissariamento due commissari, penso soprattutto a Ronchi, ex ministro ambiente, che aveva immaginato un modello di fabbrica diversa, stava immaginando al preridotto, stava immaginando ad un cambiamento fondamentale pur in un'idea dello Stato che non può fare a meno di tutte le fabbriche, perché altrimenti saremmo, diciamo, in un altro paese, ognuno di noi lo può segnare, però è difficile averlo in un attimo. Emiliano adesso ha fatto una proposta, utilizziamo il gas, allora voglio dire, il senatore Mucchetti dice delle cose rispetto alla trasformazione della fabbrica, allora perché questa fabbrica non la si trasforma veramente in un modello di fabbrica che non inquina, come stanno in tanti parti d'Europa, e invece continuiamo a traccheggiare su questa ambientalizzazione che non parte mai. Perciò dico, e concludo su questo, o noi come consiglieri comunali, spingendo i parlamentari, spingendo il presidente della regione, spingendo i consiglieri regionali, o capiamo che questo è un momento storico e la finiamo con le stupidaggini che spesso diciamo ad ogni tavolo, oppure staremo perdendo un'occasione storica, saremo come Filonide quando fece quel famoso gesto, diciamo, storico, e avremo perso l'ennesima occasione di cambiare veramente la storia, okay, di questa città. Condemi, in tutto questo marasma poi monta l'antipolitica, intesa o come voto, come astensione, perché poi i dati sull'astensionismo sono preoccupanti,
oppure in rivolte, in svolte, in derive populiste. Sì. Però la colpa è poi della politica che genera l'antipolitica. Beh, io direi che la colpa è forse più del popolo, di quella parte di popolo che crede di risolvere i problemi non andando a votare, oppure votando chi grida, chi reclama e chi dice fantasie, perché non ci scordiamo che occorrono sempre le risorse economiche. Tutti quanti sarebbero capaci di fare tutto, però è un po' difficile, quindi bisogna ricominciare da sotto zero. Quindi il popolo, proprio in momenti di questo genere, dovrebbe essere fortemente maturo, compatto, e scegliere l'uomo, dissociarsi dai partiti, scegliere gli uomini. Non si trovano gli uomini, ma forse se si cercano ci sono, forse si stanno allontanando. Quindi questa idea della politica, della lotta di partito, credo che ormai sia superata. Questo non vuol dire che il PD si deve alleare col centrodestra, il centrodestra non vuol dire alleanza, vuol dire maturità da parte del popolo, che è il vero interessato, e del popolo facciamo parte anche noi, che deve saper scegliere, deve essere molto attento e soprattutto non credere a vantaggi molto, molto facili che può avere. Un'altra cosa vorrei dire, ad esempio lo traggo dal porto. Bene, conosco una persona che viene dal Messico ed è un dirigente dell'Evergreen e dice che non vogliono più sentir parlare con i politici italiani. Perché? E perché promettono e non mantengono. Mica hanno tutti torti. Allora, la mia conclusione qual è? Ma il presidente del porto, ci sono i fondi, non si sa, ancora non si sono organizzati, sembra che si bisogna rivedere il progetto, ma questo presidente del porto, chiunque sia, va bene, lo conosco anche bene. È l'autorità portuale, intendo. Eppure, sì, scusami, dell'autorità portuale. Ma nessuno prende provvedimenti sulle persone che obiettivamente non hanno attitudine, che non vuol dire essere incapaci, attenzione. Quindi, diciamo, questi sono temi importanti. Ok, e allora Cotugno, lei dovrebbe avere un intervento in più nel conto, le faccio fare un intervento più lungo, così almeno compensiamo. Parliamo di altri enti, di enti perfettamente inutili e nocivi forse. Penso alla provincia, un minestrone di quelli mai visti. Tamburrano dice, ma io ho le mani legate, oramai la provincia è un ente in dismissione, allora che ci stai a fare, caro Tamburrano, visto che non puoi risolvere i problemi dei disperati di Isola Verde, visto che non puoi risolvere il problema del paesiello, e stiamo dando un altro schiaffo, un altro calcio nel sedere alla cultura tarantina nel momento in cui il paesiello rischia pesantemente la propria esistenza? Una domanda che dovevi fare alla mia destra e alla mia sinistra. Verrà fatta no, alla mia destra e alla mia sinistra, in quanto no. Loro sono consiglieri di maggioranza. Ma tu, lei è un ospite insieme agli altri sono tre consiglieri amici. In quel... E ora sarà anche per loro la domanda. Consiglio provinciale, soprattutto abbiamo... La domanda sarà diciamo anche per un ex assessore o un consigliere con delega. Ma al momento in cui si è candidato ha ritirato la delega. Cioè si è dimesso, è vero? Sì. Ma invece, non da consigliere. Emiliano disse... Ma non dall'appoggio a Tamburrano. Quest'ora ne parlerà. È l'amministrazione che andiamo. Comunque no, io mi mantengo, ora mi mantengo fuori. Vabbè, l'appoggio alla maggioranza, il vicepresidente del PD. Chiedo scusa. No, così giusto ma per chiarire. Della Tamburrano, giusto per chiarire. Vabbè, lui dice io parto proprio perché enti inutili, mi sa che ce ne sono tanti che sono stati nel corso del tempo. Sono serviti al posizionamento di questo o quello che aveva o veniva da una carriera politica o da una trombatura o aveva legami lobbistici tali che lo sistemavano ora da una parte ora dall'altra, magari pur anche senza mai gareggiare in politica. E allora la risoluzione di questi problemi lì sì, io sono d'accordo
su una rivisitazione di tutti questi baracconi che ci sono in giro, e ormai la provincia è diventato un baraccone che non serve più a nulla, quindi dovrebbe demandare, soprattutto per quanto riguarda pareri ambientali, pareri sulle discariche. Cioè, ormai chiariamole, chiudiamole queste partite. Se sono enti che non servono, ci sono tanti interessi. Forse sarebbe bene chiudiamole subito le partite e vediamo di chi sono le competenze. Così almeno sappiamo dove sparare o agire sull'untore che crea il problema. Perché nella partita regioni, province, comuni, cioè alla fine. Zamburano vuole fare il sindaco di Taranto. Ben venga per lui se qualcuno lo vota, ma non per noi. Ben venga per lui se qualcuno lo vota, perché poi Tamburano candidato sindaco. Comunque volevo con quelle dita. Che sindaco sarà uno, i candidati sono pare anche che abbia preso la residenza. Però mi era stato promesso di avere l'intervento senza interruzioni. No, per far vedere che è Tarantino, che è diventato Tarantino. Comunque volevo ripartire un attimino, anche perché lì si vede, noi quando abbiamo qualcosa di utile lo siamo abituati a eliminarlo e non evitiamo l'inutilità. Il consigliere Capriulo ha fatto riferimento, a proposito di Ilva, ai primi commissari Bondi, Ronchi. Vedi che stiamo parlando degli inutili, eh? No, appunto. Che c'entra l'Ilva? No, perché poi non capisco perché diventa inutile confusione. Commissari di quel tipo che li abbiamo incontrati come consiglieri comunali, e io ricordo bene le parole di Ronchi. Queste sono le mie prospettive per questo e le mie idee per l'ambientalizzazione e la continuazione della produzione per quanto riguarda l'Ilva. Naturalmente sta ad altri metterci quello che ha detto lei, avvocato Condini, i finanziamenti, che con 9 decreti e mezzo non sono mai arrivati, e mi ripeto, visto che il consigliere Capriulo ha elogiato 9 decreti e mezzo, però io quei soldi non li ho visti, perché i decreti salvataggio sono altra cosa, sono il concentrato, scusate, di un ospedale che si doveva fare, si chiamava San Raffaele, avevamo i soldi appostati e non erano stati mai utilizzati. E lo celebrava. Di un porto che si doveva fare, c'erano i soldi appostati. Poi a proposito di Evergreen, siccome ho partecipato alla riunione con Evergreen quando lasciarono Taranto, il loro interesse era strategico ed economico, loro hanno preferito andare a Trieste e avere in concomitanza un porto jugoslavo, Porto Franco, perché così loro fanno i fatti loro, dopo essere andati in barba al territorio tarantino, tra le altre cose, perché poi questi scappano, soprattutto perché i tarantini gli hanno dato la possibilità di fare questo. E allora questo diciamoci, ecco perché gli enti inutili che poi vengono strada facendo, le persone inutili. Un ente inutile. Ma vogliamo togliere il comitato? No, non si vede. Torniamo al podestà. Torniamo al podestà. No, forse ti torniamo ad avere un sindaco. Torniamo ad avere persone che parlano una sola lingua e non lingua biforcuta o triforcuta il più delle volte. Torniamo ad avere i piedi nelle scarpe giuste, che sono quelle di questa città, e non pensare di poter fottere i cittadini tarantini rimandando le colpe ora alla regione, ora alla Lazione, ora è quando si è artefici di tutto Bene. Ora abbiamo perché gli artefici del nostro futuro siamo noi stessi, ma dobbiamo essere coerenti con l'essere cittadini tarantini e una volta per tutte smettere di occupare i poteri solo per le proprie tasche. Okay. Bitetti, le conclusioni, 2 minuti a lei e agli altri due amici. No, su che cosa? Sugli enti inutili? Sugli enti inutili. Sulla provincia? No. Ok, rispondo subito. Allora, innanzitutto io non chiamerei la provincia ente inutile, ma ente di secondo livello. Non lo dico io, ma lo dice la legge 56, quindi lo dice del 2014. Ma di fatto è inutile. Quindi lo dice il legislatore. Ora, anche qua, voi dite Tamburano perché non si dimette, perché non chiude? Ma mica è casa sua. Cioè, ma mica gli ha prescritto il medico di fare il presidente. Ma non è che Tamburano deve aprire o chiudere una finestra. Si può dimettere. E quando si dimette risolviamo i problemi. Allora, vedete, avete parlato di appoggio, non appoggio. Allora, per quanto mi riguarda,
Io ho provato a dare un contributo in quanto eletto consigliere provinciale, o meglio rieletto consigliere provinciale, per risolvere qualche problema. Conoscete la mia umiltà, quindi la presunzione è proprio lontana da quelle che sono le mie idee. Però, per esempio, abbiamo risolto due grossi problemi che sono relativi a due istituti scolastici. Archita e Lisippo vivevano in situazioni a dir poco pericolose, a dir poco non consone. Oggi questi due istituti, queste due scuole, quindi il popolo scolastico, non soltanto gli alunni, ma i genitori, quindi il corpo docente, il preside, la gente che ci lavora, vive metà della giornata in ambienti sicuri, in ambienti che non mettono in pericolo la gente che ci vive dentro, possono fare le lezioni con dignità, con dignitosità, eccetera. Quindi, ecco, parliamo di questa, quando parliamo di collaborazione. Sì. E quando c'è bisogno di collaborare per risolvere i problemi, io sarò a disposizione di qualsiasi colore politico. Vogliamo parlare di Isola Verde? Di Isola Verde stiamo tentando di non mandare a casa nessuno. Ora, solo perché Tamburrano può essere di un partito però diverso, però quei poveretti non prendono ancora l'indennità della cassa stiamo integrazione. Stiamo lottando affinché nessuno di loro vada a casa. Se avessimo voluto trovare le forbici, erano già sul tavolo a ottobre del 2014, quando c'erano pronti un certo numero di licenziamenti per più di 100 persone. 100 persone significano 100 famiglie. Ricollocarli, perché sennò diamo le miserie. Tafaro, diamo abbiamo le evitato miserie. Il licenziamento. Vogliamo, Tafaro è stata una rovina. Vogliamo continuare a parlare di provincia? Quindi ho parlato di scuole, ho parlato di Isola Verde, ho parlato di assistenza, adesso troveremo la soluzione per l'assistenza ai disabili, quindi al trasporto. Voi avete un grande assessore, disabili. Iliano. Oggi non ci sono più Capillo, c'è un grande assessore ma non esiste più, se no facciamo confusione. Ma io in brevità in provincia ho perso pure la mappa, perché non so chi sia delegato. Okay. No, ma continuiamo. Perché il mio amico Piero la provincia anche lui non è delegato, ha assessori, quindi. Ha consiglieri. Vabbè, delegati al settore. Vabbè, quindi ecco, quando parliamo di questi temi, ma vuole che io non mi impegni a risolvere un problema di quelli che sono i cittadini? Vogliamo continuare a parlare di provincia? Ok, Capillo. Intanto Palazzo di Città, Province e Comune, parlando di Entino, Palazzo di Città, Palazzo degli Uffici, sta lì abbandonato a se stesso si gioca a ping pong. Vabbè, a dia di questa, vicenda parliamo di lei è consigliere provinciale, l'unico di opposizione o di minoranza. Cioè il problema è che io sono un consigliere provinciale pentito, cioè nel senso che ho maledetto quel giorno. Beh, che vabbè, mo non esageriamo. No, perché ti spiego, che non era secondo me la legge è assolutamente folle, no? Questa legge del secondo livello dove votavano i consiglieri comunali, quindi già abbiamo espropriato il popolo di un voto, poi le mediazioni della politica, in quei giorni è accaduto di tutto, io ho ascoltato gente, noi nel centro-sinistra avevamo un candidato, poi c'erano consiglieri di quello schieramento che hanno votato per l'altro candidato, però dicevano, cioè io veramente Pelillo che elogiava è stato uno spettacolo a dir poco indecente. Dopodiché noi non abbiamo, cioè l'ente provincia oramai è svuotato del grosso delle competenze, non ha risorse. L'attuale, io vivo l'esperienza di Taranto, non so se sia così in tutta Italia, di fatto non c'è un consiglio provinciale perché non esiste istruttoria degli atti, noi veniamo convocati ogni tanto dove dobbiamo votare delle delibere, per cui io spesso faccio una battuta, non c'è più un consiglio provinciale ma c'è un consiglio di amministrazione, no? Cioè un gruppetto di persone che si vedono lì e decidono le cose. Allora io penso che questa non sia democrazia, noi non rispondiamo al popolo, quindi da questo punto di vista prima le chiudiamo le province e meglio è per tutti. E finiamo perché questa così, agonia. Sì, perché così il rischio, io adesso Piero dice ci stiamo interessando di qualche problema, si potrà anche risolvere, ma io credo che alla fine di questa gestione dei due anni di Tamburrano il rischio che facciano più danni di quanti già non ce n'erano prima è altissimo. Evidente. Quindi io credo che veramente è un modo di gestire proprio che è lontanissimo dal mio modo di dire. Quindi da questo punto di vista la provincia prima si chiude a livello istituzionale. E si risparmia anche. Si risparmia, ma soprattutto si crea chiarezza e si
e si dà il potere ai cittadini, perché in questa storia il cittadino veramente non, è stato espropriato di tutto, del proprio diritto di esprimere, no, il voto. Per cui poi abbiamo le tante incompiute da Palazzo di Uffici, Isola Verde e così via. Nico Salentina è tangenziale. È lunga la passione. Tutta la programmazione. Non capisco perché ad esempio quella è ferma. Condemi, parliamo di questa provincia, parliamo di Tamburrano che vuole fare il sindaco di Taranto. Beh, io forse mi sono perso qualche passaggio, ma non vedo le qualità eccezionali per prendere uno di Massafra, anche se si trasferisce a Taranto, e metterlo a Taranto. Quindi o a Taranto veramente. No, perché in Parlamento non è stato candidato, alla regione ha finito i due mandati. Vediamo i risultati. No, ha finito i due mandati da Massafra da sito, dice: che devo fare? Devo tornare a lavorare? Vado a fare il sindaco di Taranto. O vuol dire che 200.000 abitanti di Taranto sono tutti di molto inferiori a uno di Massafra, però obiettivamente io non vedo queste qualità, almeno che non è neanche io. Non mi sia queste province che oramai passaggio. Quindi il candidato deve essere tarantino, deve essere persona capace, ritenuta capace, e che ci possa dare la speranza di risolvere sulla i problemi provincia, di Taranto. Proprio su questi sulla provincia è chiaro che ormai insomma non ha competenze, è perfettamente inutile che si continui ad avere questa struttura che deve governare ma non ha il potere per governare, si prende il potere ma non ci sono risorse, quindi non potrà fare proprio nulla. Ok, bene, è stata una... Se vuoi posso integrare... 10 secondi, Bitetti. No, sono reduce di una riunione oggi dove, voi sapete che la legge 56 del 2014 ha delegato le regioni di legiferare in tal senso, cioè di stabilire quelle che sono le funzioni fondamentali e quelle che sono le funzioni non fondamentali che devono fare gli enti province. Oggi sono stato appunto in Regione Puglia perché abbiamo affrontato la questione del DDL, quindi del disegno di legge di emanazione regionale. Ma è stato delegato da Tamburrano? Sono stato delegato a seguire il problema perché è un consigliere. Esattamente, sono un consigliere, ma mi piace stare sul pezzo, cioè io faccio l'amministratore e seguo le cose che è giusto, se le consigliere altrimenti dici che lo faccio a fare altrimenti in quel caso me ne vado a casa e io mi dimetto, anche perché sto in provincia a costo zero, non prendo un euro, anzi lo rimetto, perché molto spesso mi sono mosso con la mia macchina mettendo i miei soldi. Con i miei soldi ho messo la mia benzina. Perfetto. E ho camminato. Le posso, vale posso tutti, chiederle una no, vale per tutti. Posso chiederle una cosa? Queste competenze quali sono? Allora, si parlava di funzioni fondamentali e non fondamentali. Per esempio, un tema che riguardava il dibattito di oggi è proprio la materia delle competenze ambientali, perché pare che la Regione abbia proposto nel DDL. Per quanto riguarda la città metropolitana di Bari, alcune competenze, per le altre province ancora non aveva tracciato la linea. E quindi questo era il dibattito diciamo, di oggi. Come per esempio. Dobbiamo chiudere, Bitetti. Come per esempio, prego. No, per esempio, quella che sarà la spesa che potrà impegnare la provincia per quanto riguarda l'assistenza all'istruzione e in particolare all'assistenza alle categorie svantaggiate. Sono temi particolarmente importanti che riguardano i cittadini e che con tutto il rispetto per tutti, funzionalmente e di questo si occupa il consigliere Iliano. Anche il consigliere Iliano. Posso chiedere una raccomandazione in senso non penalmente rilevante? Può fare pressioni sul consigliere Iliano affinché possa venire un giorno a Polifemo? Io posso riportargli l'invito, non faccio pressioni su nessuno. Non faccio pressioni su mia moglie. Ci manca. Per carità. Io sono così. Sono un uomo di pace. No, pressione nel senso invogliarlo a capire che qui non ci sono i leoni. Io posso riportarli domattina, se lo vedo in comune, gli riporterò l'invito. Grazie. Però più che riportare l'invito non posso assolutamente obbligarlo. Ok, e allora è tutto, ringraziamo davvero Iliano,
Ringraziamo Piero Bitetti, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, consigliere provinciale. Ringraziamo il consigliere comunale di Democratici e Progressisti Mimmo Cotugno. Grazie per l'attenzione. Grazie a voi, grazie a Dante Capriulo, consigliere comunale di Taranto di, mi sfugge, Noi Democratici per le città che vogliamo. Ringraziamo Aldo Condemi, lista Condemi apparentata con Forza Italia. Polifemo vi dà già da ora il proprio saluto e il proprio arrivederci a venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 78 del digitale terrestre Delta TV, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo, Polifemo, l'occhio di Abate, l'unica, lo sottolineo, l'unica, e dimostratemi il contrario, informazione libera della città. Buonasera.